Tutto è iniziato nel 2007. Tutto a commencé en 2007. Quando mi trovavo in un paesino vicino Palermo, perché io abito a Palermo. Je me trouvais un petit village tout près de Palermo, parce que moi j'habite à Palermo. Ero questo paese si chiama Altavilla. Cet village s'appelle Altavilla. Ed ero lì in occasione della festa della Madonna. Et je me trouvais là parce que en occasion d'une fête en honneur de la Vierge Marie. Mentre passeggiavo ho acquistato un'immagine che raffigura l'arcangelo San Michele. Pendant que je me promenais, j'ai acheté une image qui rappresentait l'archange Saint Michel. L'ho portato a casa il quadro. Je l'ai ramené à la maison l'image. E non pensavo più neanche di averlo, perché io ho avuto sempre la fede per Gesù, la Madonna, ma San Michele non. Et donc je l'ai ramené à la maison, mais après j'ai presque oublié de l'avoir. Parce que moi j'étais toujours croyante et fidèle à la Vierge, priais la Vierge, Jésus et la Vierge, mais Saint-Michel, pas trop. Così, dopo un anno, nel settembre del 2008. C'est ainsi qu'après un an après, en septembre 2008. Mentre mi trovavo in dormiveglia nella stanza, nel letto. Pendant que je somnolais, j'étais un po' dormi, mais réveillé, voilà, da mon lit. Ho visto la mia stanza illuminarsi di una luce fortissima. J'ai vu que ma chambre était remplie de lumière. Talmente era forte la luce che le pareti non si vedevano più. Cette lumière était tellement forte que je ne voyais plus le mur de ma chambre. Poi la luce un po' si è abbassata. Soudain la lumière a diminué d'intensité. E ho visto questo ragazzo che emanava luce, era lui che emanava questa luce. Et j'ai vu un jeune homme qui émanait de la lumière. C'était une lumière qui provenait de lui. Et aveva i capelli biondi dorati. Il avait des cheveux blonds dorés. Et gli occhi azzurri. Les yeux bleus azul. E il viso che luccicava e brillava come quando brilla l'acqua del mare. Et les joues, le visage qui brillait comme quand ça brille l'eau de la mer avec les rayons de la lumière, du soleil. Mi disse, non temere. Et il m'a dit, ne crains pas. Chi come Dio? Chi come Dio? Sono Michele. Je suis Michel. Generale arcangelo del Signore. Général et archange du Seigneur. Guido schiere di angeli. Je conduis des troupeaux des anges. E sorveglio i quattro angoli dell'universo. E je surveille les quatre coins de l'univers. Distruggo ogni forma di male. Je détruis toute forme de mal. Che possa disturbare l'alito di Dio. Qui puisse déranger le souffle de Dieu. Perché è dall'alito di Dio che viene la vita. Parce que c'est du souffle de Dieu qui provient la vie. La luce, la lumière, e ogni forma di cose visibile e invisibile. E tutte forme di cose visibili e invisibili. Così mi ha preso la mano e mi ha uscito fuori dal mio corpo. C'est comme ça qu'il m'a pris, il a pris ma main e il m'ha sorti de mon corps. E io ho visto il mio corpo disteso. Et moi j'ai vu mon corps qui était là détendu. E siamo usciti attraverso le pareti. Et nous sommes sortis en passant attraverso le mur. E abbiamo attraversato la costa siciliana in volo sopra la costa siciliana. Et nous avons attraversé la côte sicilienne en vol, en volant. Siamo addentrati nell'entroterra. A un certain moment, on est rentré dall'arrière pays. Arrivati su una montagna, mi fece vedere una roccia. Un fois arrivé sur une montagne, il m'a montré un roc. E c'era un ruscello d'acqua. À côté, il y avait une rivière.
E mi disse, siamo fra polizia e petraria. Il m'ha dit, nous trouvons, nous sommes situés entre polizia e petraria, sul nord du village. Quando verrai da sveglio, prendi l'immagine che mi raffigura e la metti su questa goccia. Quando tu ritornerai ici réveillé, prends l'image e tu la placerai ici su cette rock. Su ce rock. Non potrai sbagliare perché guarda chi c'è in alto, mi disse. E tu non pourras pas te tromper parce que regarde un po' chi ha a noi là. E vedevo in cima alla montagna. E je voyais au bout de cette montagne. Una signora vestita di luce. Une dame habillée de lumière. Con il viso che gli brillava come San Michele. Et son visage brillait comme celui de Saint Michel. E mi disse, lei è la regina degli angeli. E il mi disse, se è la reina des anges. E quando arriverai qui, lei sarà il tuo punto di riferimento. E quando tu arriverai qui, se è lei che sarà il tuo punto di riferimento. Mi riaccompagnò nel mio corpo, mi riaccompagnò a casa. Après, il m'ha ramené alla maison. Mi completò la prima parte del primo messaggio. Il me donna la prima parte del messaggio. E mi ha inserito nel mio corpo. E il m'ha aidé a rentrare dans mon corps. Mi sono svegliato. Je me suis réveillé. Ed ero avvolto da un silenzio. E j'étais enveloppé par un grand silence. E da una grande, dentro di me una grande gioia, una grande... E j'avais en moi une grande joie et une énorme paix. E naturalmente non ho detto niente a nessuno, perché dire di aver visto San Michele non è facile. Come vous pouvez comprendre, j'ai rien dit à personne, parce que comme vous pouvez imaginer, dire qu'on voit Saint Michel, c'est pas facile. Così dopo un mese ritorna di nuovo l'arcangelo San Michele. Mais en fait, après un mois, l'arcangelo San Michele il est retourné. Mi diede la parte centrale del primo messaggio. Il me donna la parte centrale del messaggio. E mi disse di interessarmi a trovare il luogo. Dice, perché non ti interessi? E il me domanda perché tu ti interessi pas a trovare il luogo che je t'ai indiqué. E allora cominciai a vedere chi poteva aiutarmi e ho contattato un medico che è sposato anche lui con una dottoressa di Petralia, il medico di Palermo, la dottoressa di Petralia. E quindi je me suis commencé a poser la question come fare per trovare e j'ai contatté un médecin dont l'épouse était de ce village Petralia. E così mi hanno detto, vabbè, e poi vediamo, prendevano tempo perché non mi credevano. Donc j'ai parlé avec eux, mais ils m'ont dit, ok, c'est bon, on va voir, mais ils prenaient du temps. Perché non mi credevano. Parce qu'en fait, ils m'ont pas cru. Così dopo un altro mese ritorna l'Arcangelo San Michele, mi dà la parte finale del primo messaggio. E en fait, et après un mois, l'Arcangelo San Michele retourne. E mi dà la parte finale del messaggio. E mi dice, visto che non ti credono, quando verrai sul monte la febbre ti passerà. E donc il mi dice, vu qu'il te croit pas, quand tu arriveras sulla montagna, c'est à ce moment-là che la fièvre te quitterà. Mi ha toccato con un dito qua. E donc il mi ha touché avec son doigt ici. E mi sono svegliato che avevo 40 di febbre. Et quand je me suis réveillée, j'avais 40 de fièvre. Ho ricontattato di nuovo il medico. J'ai recontatté le médecin. E allora lui mi disse, vabbè, ti accompagno. Et donc là, il m'a dit, ok, je vais t'accompagner. Dopo una settimana siamo andati a Petralia. Après une semaine, on s'est porté à Petralia. Paese che io non c'ero mai stato. C'est un village où j'ai jamais été. E arrivato lì mi hanno presentato Franco che ha le pecore. Una volta arrivé là-bas, ils m'ont présenté Franco qui è un berger.
mi hanno accompagnato su una montagna dove c'era una roccia. Et tous ensemble, ils m'ont amené sur une montagne où il y a un roc. E io gli ho detto che no, il luogo non era quello, perché non era come l'avevo visto io. Mais quand j'ai vu cet lieu-là, j'ai tout de suite dit que le lieu c'était pas celui que j'avais vu. Allora il pastore commosso mi abbracciò, mi chiese scusa. Et tout de suite alors le berger, il l'embrassa e le demanda, il s'est excusé avec lui. Così siamo riscesi, abbiamo preso la macchina, siamo andati nell'altra montagna accanto. Sì, perché lui mi aveva detto perdono perché non mi aveva creduto. Donc le berger s'est excusé parce qu'il ne l'avait pas cru. Così siamo riscesi alla montagna, abbiamo preso la macchina e siamo andati nella montagna accanto. E donc c'est suite à ça che le berger l'ha amené au bon endroit. Abbiamo posato la macchina, siamo saliti a piedi. Donc on a déposé la voiture et après on a continué la marche à pied parce qu'on ne peut pas attendre en voiture. Arrivato davanti la roccia. Une fois qu'on était devant le roc. Era uguale come l'avevo vista, insomma. C'était exactement le même comme je l'avais vu dal sommeil, dalla vision. E siamo a un'altezza di 1300 metri. Il se trouve à une hauteur de 1300 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. E in cima alla montagna a 2000 metri. E là nous dalla montagna a 2000 mètres, a presque 2000 mètres, c'è il santuario della Madonna dell'Alto. Il y a le santuario, un santuario qui s'appelle le santuario della Madonna dell'Alto. E dentro il santuario c'è l'immagine della Vergine come l'avevo vista io. E all'interno del santuario il y a une image de la Vierge tel comme je l'avais vu. Così chiedo di chi fosse il terreno. Donc ensuite je demande à qui appartenait ce terrain, de cette montagne. Quando sono arrivato davanti alla roccia la febbre mi è passata subito. Quand je suis arrivé au roc, la fièvre m'a quitté immédiatement. E mi dissero che il terreno apparteneva al parco delle Madonie. Et il m'avait expliqué que le terrain faisait partie d'une réserve naturelle qui s'appelle Parco delle Madonie. Così ho chiesto l'autorizzazione per poter mettere il quadro. E donc j'ai dû demander l'autorisation pour placer l'image. È passato un anno, due anni, tre anni, ancora non ricevevo nulla. En fait, il a pris un peu de temps, il y a un an, deux ans, trois ans qui se sont passés et je n'obtenais pas l'autorisation. Nel frattempo, ho conosciuto una signora che voleva avere un bambino. Entre-temps, j'ai connu une dame qui souhaitait avoir un enfant. Gli ho dato il quadro di San Michele, gli ho detto portatelo a casa, pregaci e vedrai che avrai un bambino. Je lui ai donné le cadre, l'image de Saint-Michel que j'avais à la maison. J'ai dit, amène-la chez toi et prie et tu verras que tu auras un enfant. E così ha avuto un bambino e l'ha chiamato Michele. Et en fait, elle a eu un enfant et l'a appelé Michel. Lo zio del bambino. L'oncle de l'enfant. Conosceva il direttore del parco che... l'ha chiamato e mi ha dato l'autorizzazione. L'oncle de cet enfant, en fait, il connaissait très bien le responsable de la réserve naturelle, donc il l'a appelé et tout de suite j'ai reçu l'autorisation. Nel mese di febbraio del 2012, avendo ricevuto l'autorizzazione, mi stavo organizzando per andare a mettere il quadro. En février 2012, vu que j'avais obtenu l'autorisation, j'étais en train de me préparer pour aller placer l'image de Saint-Michel. E invece venne San Michele e mi disse di mettere il quadro la seconda domenica di maggio. Et par contre, Saint-Michel se présenta et me demanda de placer l'image la deuxième dimanche du mois de mai. E di tornare l'ultima domenica di settembre. E di ritornare le dernier dimanche de settembre. Questo perché San Michele anche fino ad oggi viene a dare messaggi privati che mi guida
per quello che devo fare nella sua missione. En fait, ça se passe comme ça jusqu'à à présent. Saint-Michel me donne des messages privés pour me guider en ce que je dois faire. E così il 13 maggio 2012. Et c'est comme ça que le 13 mai 2012. Siamo andati in chiesa a Petralia. Nous sommes allés à Petralia, dans l'église de Petralia. C'erano circa 100 persone. On était environ 100 personnes. Il parroco ha dichiarato il quadro venerabile con la funzione. Le prêtre de l'église a déclaré le cadre vénérable, donc il a fait toute la cérémonie. Dopo la Santa Messa siamo saliti sul monte. Après la Sainte Messe, on est monté sulla montagne. E abbiamo messo il quadro. Et on a placé le cadre, l'image. Abbiamo letto il primo messaggio che mi aveva dato San Michele. Nous avons lu le premier message qu'il m'avait donné Saint Michel. E ce ne siamo tornati a casa. Et après on est descendu, on est rentré chez nous. Nel mese di giugno 2012. En juin 2012. Torna l'arcangelo San Michele. Saint Michel retour. E mi disse di fare costruire lungo tutto il sentiero, che sarebbe 750 metri, la Via Crucis. Il me demanda de faire construire tutto lungo del chemin, che è environ 700 metri, le chemin de croix. E mi disse, quando verrai in pellegrinaggio, dopo la Santa Messa. E in fait, il m'a dit, quand tu reviendras en pellegrinaggio après la Sainte Messe, ti fermerai davanti la prima stazione della Via Crucis. Tu t'arretterai davanti la prima stazione del Chemin de Croix. Invocherai lo Spirito Santo. Tu invocherai l'Esprit Saint. Il Santo Rosario con Maria. Tu prierai il chapelet avec la Vierge Marie. Dopodiché salirai in preghiera recitando la Via Crucis. E après, tu monterai la montagna en priant le chemin de croix. È arrivato davanti l'immagine che mi raffigura. Une fois arrivé devant l'image qui me rappresente, vi unite a me con la corona angelica. Vous unissez à moi en priant la couronne angélique. E così abbiamo fatto nel secondo pellegrinaggio, che era il 30 settembre 2012. C'est comme ça que nous avons fait pendant le deuxième pellegrinage, qui s'est passé en fin septembre 2012, en suivant les instructions de Saint-Michel. In quell'occasione c'era un cameraman che è venuto a fare le riprese. En cette occasion, il y avait un cameraman qui était venu pour faire un reportage. Perché c'erano più di 1000 persone arrivate da tutta la Sicilia. Perché in effetti, il y avait plus de 1000 persone che entre-temps étaient arrivées partout de Sicilia. Anche alcuni di loro hanno dato pure testimonianza di grazia ricevuti. E parmi eux, beaucoup ils ont donné même témoignage de grâce reçue. E così hanno fatto il pellegrinaggio in preghiera. Et ainsi, ils ont fait le pèlerinage en prière. Dopo un mese, mi chiama il cameraman. Après un mois, le cameraman il m'appelle. E mi disse che voleva pagato il servizio che aveva fatto. Il me demanda l'argent pour le service qu'il avait, pour le reportage qu'il avait fait. Siccome io ho scritto dove c'è il quadro non lasciare offerte. Vu che moi j'ai fait écrire là où il y a le cadre, l'image, une plaque où c'est marqué je n'accepte pas d'offrande. Così io non avendo soldi ho detto non ce le ho, vediamo dopo. Donc je n'ai pas d'argent, je n'avais pas d'argent et donc j'ai dit ok, on va voir, je vais après. Questo poi mi richiamò un'altra volta, poi mi ha richiamato di nuovo. E in effetti il reporter mi ha appelé, il cameraman mi ha appelé une deuxième fois e après même plus qu'une fois. E poi invece mi ha chiamato un giorno, mi disse vieni a trovarmi, ti devo parlare. E in effetti un giorno mi ha appelato e mi ha detto vieni a me, je dois te parler. Era
pure commosso, non poteva parlare. E il était ému au point qu'il n'arrivait pas à parler, tellement il était ému. E mi disse: io ti regalo il servizio, non voglio soldi e verrò a fare anche altri servizi gratis. E en fait, il mi disait en fait, je ne veux plus d'argent, je te fais cadeau du reportage que j'ai fait et je retournerai même à faire des autres reportages. Perché si è accorto che durante le riprese il quadro di San Michele ha aperto l'occhio e ha lacrimato. Parce qu'en fait, il s'était aperçu che pendant la video, dans le cadre San Michele aveva ouvert l'œil. Son œil et il y a une larme qui est sortie. Quindi abbiamo continuato poi questi pellegrinaggi negli anni per come ci ha indicato San Michele. Nous avons continué après à faire des pellegrinages pendant ces années selon les instructions de San Michele. E poi ci disse l'arcangelo di fare questi pellegrinaggi là seconda domenica di ogni mese e l'ultima domenica di settembre. Ma après Saint Michel a demandé qu'en fait il faut faire les pèlerinages le deuxième dimanche de chaque mois et le dernier dimanche du mois de septembre. Poi ci ha anche chiesto l'arcangelo San Michele di formare un movimento di preghiera. Après Saint Michel nous a demandé de former un mouvement de prière. E mi disse: siate obbedienti ai vescovi. Il mi disait: soyez obéissantes aux évêques. E formate gruppi di preghiera in tutto il mondo. E formez des groupes de prière partout dans le monde. Esponi l'immagine del Sacro Cuore di Gesù. Esposez l'image du Sacro Cœur de Jésus. Invocate lo Spirito Santo. Invoquez l'Esprit Saint. La corona angelica. Priez la corona angelica. Il Santo Rosario. Le chapelet. Le preghiere al Cuore di Gesù. E la prière de consacration au Sacro Cœur de Jésus. Ed io, Arcangelo Michele. E moi, l'archange Michel, sarò lì in mezzo a voi. Je serai au milieu de vous. E intercederò per voi. E je vais intercéder pour vous. E così ci siamo organizzati, sono nati per volontà di San Michele, sono nati gruppi di preghiera inizialmente in tutta la Sicilia. E come ça on s'est organisé par volonté de San Michel, sono nati dei gruppi di preghiera per tutta la Sicilia, in Sicilia. E poi da sud a nord Italia. E a partire du sud, jusqu'à arrivare al nord dell'Italia. E ora anche in Belgio, in Francia, in Spagna. Maintenant, même en Belgique, en Espagne, Portogallo, au Portugal, Belgio, en Belgique, e in France. Mi ha ricevuto il vescovo di Palermo. L'évêque de Palermo m'a reçu. E mi disse: benvengano i gruppi di preghiera. E il m'a dit: les gruppi di preghiera sono les bienvenus. L'importante è che si mantengano in linea in obbedienza al vescovo, come disse l'arcangelo. La chose importante è che si tiene, il garde l'obbedienza all'évêque, come l'ha domandé l'arcange. Poi, dopo, oltre ai gruppi di preghiera, l'arcangelo San Michele mi disse nel settembre del 2019. Après le groupe de prière, en septembre 2019, l'archange me demanda di prendere la croce e andare a piedi da Palermo a Petralia. De prendere la croix e de marcher a pied de Palermo jusqu'à Petralia. E così il 27 settembre del 2019. E c'est ainsi che il 27 settembre 2019, insieme a due
volontari dei gruppi di preghiera. Avec deux volontaires des groupes de prière. Siamo partiti da Palermo e dopo tre giorni di cammino. Nous sommes partis depuis Palerme et après deux jours de marche. Dormendo sul campagna dove capita. En dormant dalla campagna où on se trouvait. Dopo tre giorni siamo arrivati a Petralia domenica mattina. Après trois jours, nous sommes arrivés à Petralia le dimanche matin. Io per obbedienza al vescovo mi fermo in parrocchia. Moi, par obéissance à l'évêque, je m'arrête dall'église en paroisse. E non salgo più sulla montagna. Et je ne monte plus sulla montagna. Perché le persone devono salire sul monte per San Michele, non per me. Parce que les personnes qui vont là-bas doivent monter la montagne pour San Michele, pas pour moi. E così quelli che mi hanno accompagnato, io sono rimasto fermo in chiesa e loro hanno proseguito con la croce fino alla montagna. Et donc les personnes qui m'ont accompagné, moi je suis resté dans l'église, eux ils sont montés, ont continué la montée avec la croix. Insieme a tutti i gruppi che sono arrivati da diverse parti d'Italia per unirsi con loro al pellegrinaggio. Avec tous les groupes qui sont arrivés de toutes les parties d'Italie pour monter en marche. E a settembre c'era anche Odile con un gruppo dalla Francia che. E cette année il y avait même Odile avec un groupe de français. Che hanno accompagnato la croce fino sul monte. Qu'ils ont accompagné la croix alla montagna, jusqu'au bout. L'arcangelo San Michele mi disse. L'arcangelo San Michele mi dit. Ti chiedo questa penitenza. M'a dit, je te demande cette pénitence. Per coloro che non vanno a messa e non pregano. Pour ceux qui ne vont pas à la messe et ne prient pas. Perché l'umanità. Parce que l'humanité. Deve capire che Gesù è vivo nell'Eucaristia. L'umanità deve comprendere che Gesù è vivente dall'Eucaristia. E quindi bisogna capire l'importanza della Santa Messa. Donc il faut comprendre l'importance de la Sainte Messe. Perché Gesù è l'unica vostra salvezza. Parce que Jésus c'est votre seul salut. Per questo mi ha chiesto questa penitenza. C'est pour cela qu'il m'a demandé cette pénitence. Poi l'arcangelo San Michele mi ha dato anche un messaggio per la famiglia dove. L'arcangelo San Michele mi ha donné un messaggio per la famiglia. Dove dice. Il mi dice. Le famiglie subiscono l'attacco di Satana e vengono distrutte. Il mi dice. Le famiglie subiscono l'attacco di Satan e sono distrutte. Le famiglie che pregano vanno a messa e si comunicano con Gesù. Le famiglie che pregano e vanno alla messa e comunicano con Gesù. Anche se subiscono l'attacco di Satana, non potranno essere distrutte. Même si elles subissent l'attacco di Satan, elles ne seront pas détruites. Purtroppo oggi uno dei coniugi non prega. Malheureusement, aujourd'hui, un des conjoints ne prie pas. E le famiglie si separano. E le famiglie si separano. Poi mi disse il Signore Gesù. Il m'ha dit le Signore Gesù. Vuole che sappiate che è importante. Il souhaite che vous sachiez che c'est important. Il sacramento del matrimonio. Le sacrement du mariage. Quindi chi continua a convivere. Donc chi vive en concubinage. Senza essere stato unito con il sacramento del matrimonio. Sans avoir été uni par le sacrement du mariage. È nel peccato. Il est dans le péché. Poi mi ha anche detto. Il est en état de péché. Non date la colpa a Dio. Il m'a encore dit. Non culpabilisez pas Dieu. Dei problemi del mondo. Pour les problèmes du monde. Se l'uomo fosse vicino a Dio. Si l'homme était proche à Dieu. Con la preghiera. Par la prière. Non ci sarebbero tutti questi mali nel mondo. Il n'y aurait pas tous ces maux dans le monde.
Dio non vi ha abbandonato. Dieu ne vous a pas abandonné. Siete voi che non lo cercate. C'est vous qui ne le cherchez pas. E poi mi ha anche detto un messaggio per i vescovi dove dice. Il m'a même donné un message pour les évêques. Vescovi che guidate la chiesa. Il m'a dit, évêque, vous qui guidez l'Église. Sappiate che Satana si nasconde tra la gente. Sachez que Satan se cache parmi les personnes. Ci sono pochi esorcisti. Il y a très peu d'exorcistes. Nominate più esorcisti. Nommez plus d'exorcistes. Plus. E poi mi ha anche detto San Michele. Et San Michel m'a même dit. Non lasciatevi condizionare. Ne vous laissez pas conditionner. Dal comportamento errato. Par le comportement erroné. Di alcuni sacerdoti. De certains prêtres. Andate a messa per Gesù, non per il prete. Allez à la messe pour Jésus, pas pour le prêtre. Perché Gesù è l'unica vostra salvezza. Parce que c'est Jésus votre seul salut. E poi mi disse anche successore di Pietro. Et il m'a même dit successeur de Pierre. Recita in tutto il mondo. Prie partout dans le monde. Alla fine di ogni messa. Alla fin de chaque messe. Prima della benedizione. Avant la bénédiction. La preghiera di Papa Leone XIII. La prière de Pape Léon XIII. Ed io Arcangelo Michele. Et moi Archange Michel. Per volere dell'Onnipotente. Par volonté de tout puissant. Libererò la Chiesa. Je libérerai l'Église. Dalla tentazione di Satana. Des tentations de Satan. Poi un altro messaggio che mi ha dato San Michele. Ancora un altro messaggio che mi ha donné San Michel. Ci sono uomini che si dicono cristiani. Il y a des hommes qui prétendent être, se considèrent des chrétiens. Ma non lo sono. Ma en fait ne le sont pas. Perché uccidono uomini innocenti. Parce qu'ils tuent des hommes innocents. Ancora prima di nascere. Avant qu'ils naissent. Chi siete voi per impedire la volontà di Dio? Chi vous êtes pour empêcher la volonté de Dieu? Chi siete voi per uccidere queste creature? Chi vous êtes pour tuer ces créatures? Ricordatevi il quinto comandamento. Rappelez-vous du cinquième commandement. Alla fine sarete giudicati per le azioni che avete fatto. À la fin, vous serez jugé pour vos actes. Perché chi non è con Dio. Parce que qui est pas avec Dieu est contre Dieu. Est contre Dieu. Quindi pentitevi e non peccatevi più di questo peccato. Donc repentez-vous et ne vous tachez plus de ce péché. L'arcangelo San Michele vuole che. L'arcangelo San Michel il souhaite. Vuole che. Ritornano in Europa. Il souhaite qu'il retourne en Europe. I valori cristiani. Les valeurs chrétiennes. Un anno fa, circa un anno e mezzo fa. Il y a un an environ. L'arcangelo San Michele mi portò in volo sulle Alpi. L'archange Saint Michel il m'a amené en vol sulle Alpes. E mi disse. Il m'a, a cette occasion m'a dit. Divulga i miei messaggi. Diffuse mes messages. In Italia e in Francia. En Italie et en France. Perché l'Italia e la Francia. Parce que l'Italie et la France. Avranno un ruolo importante. Un ruolo fondamentale. Per la salvezza delle anime. Pour le salut des âmes. E quindi l'arcangelo San Michele ci invita. Donc l'archange Saint Michel nous invite. Si vuole servire dell'Italia e della Francia. Il vuole se servir de l'Italie et de la France. Per divulgare il Vangelo. Pour divulguer l'Évangile, pour diffuser l'Évangile. In Europa. En Europe. E poi nel mondo. Et après dans le monde tout entier. E contrastare e empêcher l'opera di Satana in Europa.
l'œuvre, l'action de Satan en Europe. Perché l'Arcangelo San Michele. Parce que l'Archange Saint Michel vuole che portiamo i valori che Gesù ci ha insegnato. Parce que l'Archange, il souhaite que nous ramenons les valeurs que Jésus nous a enseignées. In Europa che era cattolica ed è cattolica. In Europa che l'était cattolica e l'è cattolica. Purtroppo oggi. Malheureusement aujourd'hui. La società. La société. Ci vuole ate, ci vuole allontanare. Il nuovo che noi diventiamo atei. Ci vuole allontanare da Gesù. Il vuole éloigner de Gesù. Tutto sta diventando normale. Tu diviene normale. Uccidere i bambini è diventato normale. Tuer les enfants è devenu normale. La famiglia distrutta ed è diventato normale. La famiglia che l'è distrutta è normale, se è normale, si è abitué. Tutto quello che è contro il Vangelo è diventato normale oggi. Tout ce qui est contre l'Évangile aujourd'hui est devenu normal. E siccome quando lasceremo questo mondo, e vu che quand nous quitterons ce monde, saremo giudicati ognuno di noi per le azioni che abbiamo fatto. Nous serons jugés chacun de nous par les actes que nous avons fait, par nos actes. E allora il Signore, siccome ci vuole salvare, et donc le Seigneur, comme il souhaite nous sauver, ci manda il suo arcangelo Michele, il nous envoie son archange Michel, in aiuto a Maria, pour aider Marie, la Vierge Marie, a vincere questa battaglia, pour vaincre cette battaglia, che il diavolo ha iniziato contro il cristianesimo, che il diavolo ha commencé contro il cristianesimo. Cristianesimo. Quindi, come Giovanna d'Arco, donc come Jean d'Arc, l'Arcangelo San Michele ci chiama, l'Arcangelo San Michel nous appelle, Francia e Italia, France et Italie, a combattere per reinserire e riportare i valori cristiani in Europa. À nous battre pour faire retourner les valeurs chrétiennes en Europe. Et contrastare l'opera del diavolo. Et obstaculer l'œuvre du diable. L'Arcangelo San Michele non ci chiede di andare a combattere con le spade. L'Archange Saint Michel aujourd'hui ne demande pas d'aller nous battre avec les armes, ma di vivere il Vangelo nella nostra vita, mais de vivre l'Évangile dans notre vie, e lottare per questa politica europea affinché non vengano fatte leggi contro il Vangelo. Mais se battre pour qu'en Europe ne soit pas adopté des lois contre l'Évangile. Et ci invita anche alla preghiera. Infatti lui sta facendo un'armata di preghiera. Et il nous invite à la prière. En fait, il est en train de construire, constituer, composer une armée de prière. Infatti lui l'ha chiamata l'armata di Cristo. En fait, lui il l'a appelé armée de Christ. Guidata da San Michele, guidée par San Michel, sotto la protezione della Vergine Maria, sulla protezione della Vierge Marie, affinché appunto lui insiste nel portare i valori cristiani in Europa e poi nel mondo. Enfin, il insiste, on arrive à reporter les valeurs chrétiennes en Europe d'abord et après dans le monde entier. Per questo si vuole servire dell'Italia e della Francia. C'est pour cela qu'il souhaite se servir de l'Italie et de la France. San Michele disse pure che San Michel a même dit che il Signore è molto adirato con voi, che il Signore è in colera avec nous, perché avete dato ascolto
parce que vous avez donné, vous avez écouté. Avete ascoltato le false lusinghe del maligno. Vous laissez attirer par les tentations du diable. E siete diventati figli indegni. Et vous êtes devenus des fils indignes. Di colui che vi ha creato. De celui qui vous a créé. Quindi io personalmente ringrazio il Signore Gesù che. Moi personnellement, je remercie le Seigneur Jésus. Che ci manda l'Arcangelo San Michele. Qui nous envoie l'Arcangelo San Michel. A scuoterci. A nous secouer. Per non perderci. Pour ne pas permettre notre perte. Merci. Grazie. Merci. L'Arcangelo San Michele mi ha dato 9 messaggi pubblici. L'Arcangelo San Michele mi ha donné 9 messaggi pubblici. E ancora oggi dei messaggi privati. E ancora jusqu'à aujourd'hui dei messaggi privati. Per guidarmi. Pour me conduire, pour me guider. Su come portare avanti quello che lui mi ha chiesto. Sulla maniera come avancer, sulle cose che mi ha demandé d'accomplir. La mia reazione è stata provare tanta gioia e tanta pace. Ma reazione c'était de éprouver énormément de joie et de paix. A me l'Arcangelo San Michele mi ha promesso che è presente in mezzo a noi quando lo preghiamo e intercede per noi. A moi l'Arcangelo San Michele mi ha promesso qu'il est toujours avec nous, au milieu de nous, quand on le prie. Quando lo preghiamo. Quand on le prie. Ieri a Mont Saint Michel. Ieri on a été au Mont Saint Michel. Ho sentito la forte la sua presenza. J'ai senti très fortement sa présence. L'Arcangelo San Michele si presenta molto dolce, ma molto autoritario. L'Arcangelo San Michel il se présent très doux, mais en même temps très autoritaire. Autoritario. Determinato. Déterminé, autoritaire. Anche se mi trasmette gioia e pace. Même s'il me transmet de la joie et de la paix. Però è autoritario. Il est très autoritaire.